Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Cosa andremo a vedere oggi? Intanto, prima di farmi nell'argomento di oggi, voglio ringraziarti, ringraziarvi per seguirmi, per supportarmi, veramente per tutto l'amore che mi state dando. Siamo arrivati a 1000, veramente un traguardo importante, veramente non potrò mai ringraziarvi abbastanza ed è per questo che ho intenzione poi di inserire anche altri video relativi a tutta la crescita spirituale, personale che sto facendo, ok? In modo tale che possiate crescere non solo su Amazon, ma anche nella vita in generale. Mi raccomando, se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti subito per non perderti aggiornamenti relativi ormai, mi auguro, anche a non solo il mondo Amazon, ma anche appunto alla tua sfera personale. Proprio perché sono tutte cose che io affronto personalmente che mi portano non solo risultati, ma una vita piena di amore e presenza. Detto questo, oggi volevo parlarti di una cosa che purtroppo capita a tanti seller, ok? Veramente è doveroso, ok, parlarne. Di che cosa sto parlando? In sostanza, a tutti è capitato quando fate delle spedizioni, ok, verso i magazzini di Amazon, che alle volte Amazon vi perde la merce, ok? Quello che succede è che delle volte Amazon sostanzialmente delle unità non le va a contare. Adesso sto al mio account di prova che utilizzo e sto facendo vedere, ma era proprio successo anche al mio account. Come vedete, qua mandate 150 unità previste, ne sono arrivate 76, quindi la metà. Le altre, infatti, poi le avevano perse e non me le hanno neanche rimborsate, tra l'altro, mi ricordo. Quindi, ovviamente, queste sono spedizioni vecchie, 2021, però comunque sia, le cose possono succedere, ok? Succedono anche per molte più unità e questo vi farà perdere tantissimi soldi, ok? Ovviamente il problema non è solamente qui, ma è anche all'interno di Amazon, ovvero cosa vuol dire in sostanza? Quello che succede è che Amazon delle volte può perdere dei prodotti all'interno dei magazzini. E questa cosa qui ovviamente vi fa perdere soldi, ok? Delle volte vengono rimborsate, delle volte no, le unità. Ecco, tutto questo come possiamo ottimizzarlo, ok? Allora, sappiamo tutti bene che il tempo è la valuta più importante, ok? Lo dico sempre, e non perdere tempo, ma riuscire a ottimizzare tutti i processi, eccetera, è la cosa più importante in un business perché ci permette di focalizzarci su di noi. Se noi stiamo tutto il tempo nel business, non riusciamo ad essere sul business e quindi di conseguenza quello che succede è che perdiamo tanto tempo e non riusciamo ad ottimizzare il tutto, ok? Quindi a elevarci, ok, dall'alto e quindi capire quali sono i meccanismi su cosa andare a lavorare e soprattutto cosa andare a capire di noi stessi, perché alla fine il business, come dico sempre, è un nostro riflesso e anzi, meglio ancora detto, è proprio noi, ok? Il business, come anche le altre cose nella vita, sono sempre voi, ok? Quindi detto questo, come andiamo a risolvere questo? Io sono una persona che cerca alla fine soluzioni e non mi focalizzo tanto sui problemi, perché va bene, vanno capiti i problemi, ma bisogna trovare una soluzione, ok? Altrimenti il problema senza soluzione non è un problema, vuol dire che non lo vogliamo risolvere. Beh, detto questo, proprio a proposito di guardare le cose dall'alto, ci viene in soccorso un software che ci permette di semplificare tutto questo. Sono affiliato con loro, ok? Quindi di conseguenza quello che succede è che ovviamente avrete una percentuale di sconto sull'acquisto nel caso voi acquistaste, ma adesso andiamo per gradi a vederlo meglio insieme. E il discorso è che loro proprio, per il discorso di essere sul business, si chiamano proprio Eagle Eye, quindi essere come un'aquila che dall'alto vede quello che succede nel business. Se vedete le notifiche arrivare è perché l'IF ovviamente è sempre attiva. Nel caso voi voleste partecipare, se siete già dei seller o degli account manager, mi raccomando, ti lascio qua il link in descrizione così potrai andare a vedertela e se fa per te, lo senti in sintonia con te, potrai entrare, ok? È un gruppo Telegram e all'interno ci sono anche delle live e chat H24, ok? Quindi sei sempre supportato, ma come dico sempre, prenderti il tuo tempo è fondamentale. Comunque sia, cosa succede in sostanza? Possiamo fare due cose quando succede questo, cioè le unità vengono perse da Amazon, cioè alcune arrivano, altre no. O apriamo una riconciliazione per conto nostro andando dentro la spedizione, quindi andiamo dentro la spedizione e poi da dentro la spedizione ne possiamo, ora qui c'era ovviamente una merce cinese, tra l'altro un fornitore cinese, ma ci permette di andare in problemi e da qui dentro possiamo andare a fare volendo
Ora qui dice non c'erano problemi. Contenuto, ecco, si può andare a fare una riconciliazione, ok, in sostanza. Ecco, 150, dato che mi dice 0, insomma, qui perché non è stato aggiornato correttamente, ma in sostanza qua ci permette di fare riconciliazione. Ovviamente il periodo è scaduto, c'è cioè un tot di tempo in cui potete ovviamente richiedere nel caso una riconciliazione, quindi una verifica da parte di Amazon delle unità e quindi nel caso se effettivamente ve le ha perse farvi rimborsare. E comunque qui ovviamente qua il tempo è passato, ma comunque sia dobbiamo agire subito, che è la cosa che ho fatto io, agire subito, ma comunque quelle unità non le trovarono e tra l'altro il rimborso mi sembra neanche che me lo fece, una roba del genere, non mi ricordo, ma comunque o non fu la cifra che ovviamente mi aspettavo. Per ottimizzare tutto questo ci viene in soccorso, come dicevo, il software Rigolai, che poi ovviamente vi consiglio di andare a vedere, ma hanno anche il loro sito ovviamente, che io vi faccio vedere, e sono, eccoli qua, questo è il loro sito, che ovviamente vi linkerò in descrizione, dove potete andare ovviamente a spulciare, ma vi dico sempre, la cosa più importante è essere flessibili, andare a capire che cosa fanno loro. Mi hanno fornito una demo, così è tutto più chiaro, ok? Una demo che ovviamente si basa su dati fittizi, ma che comunque ci permette di capire come funziona e perché dovremmo utilizzarla, perché alla fine è questa, no, la domanda, cioè perché noi dovremmo utilizzare questo software, perché dovremmo effettivamente utilizzare Igolai in questo caso. Intanto perché vogliamo essere sul business, come dicevo prima, e non nel business, ok? Quindi perdere tanto tempo. Ma poi cosa ci permette di fare? Qui ci sono tantissime cose in fase di sviluppo che poi farò vedere alcuni aggiornamenti che stanno facendo, ma adesso in questa demo, e sono le funzionalità attualmente attive, sono molto molto importanti, sono intanto la gestione del magazzino, ci fa vedere la distribuzione dell'inventario, intanto questa è ovviamente una cosa carina, ci fa vedere in tutta Italia, può essere ampliata anche in Europa, dove sono le merci stoccate. Come sapete che fa FBA, la merce viene allocata automaticamente da Amazon e quindi in questo modo riusciamo a tracciarla. Se avete la merce anche in Europa, presto sarà disponibile anche in Europa e già questo è molto interessante. In un clic riusciamo a vedere dov'è la nostra merce. Riconciliazione ci permette proprio di fare quello che dicevo prima, non solo per la merce in entrata, ma anche per la merce che viene danneggiata o smarrita all'interno dei magazzini di Amazon. Quindi qua ci sono ad esempio dei prodotti, vedete SKU sarebbero il prodotto, ovviamente questi sono dei fiori, ok? Quindi sono prodotti di esempio ovviamente, ma quello che succede è che se noi ci clicchiamo ci fa vedere un po' il tutto, cioè la merce che sta arrivando, ok? Unità disponibili sono quelle viola, le unità totali quelle bianche, ok? Ovviamente dovrebbero, quando noi spediamo la merce, dovrebbero poi andare a diciamo corrispondere, ok? Altrimenti c'è un problema, ok? E quello che andiamo a vedere in sostanza è qua dentro, vedete, unità mancanti, ci fa vedere ovviamente le unità disponibili, vabbè, questo è abbastanza chiaro, ci fa vedere la merce in entrata, invendibili una, 5 unità mancanti, 11 riservate saranno ovviamente gli ordini, vabbè, in questo caso siamo tranquilli. Ma su quelle mancanti, ovviamente, se noi ci clicchiamo, ed è come vedete è molto intuitivo, ci permette Igolai di scaricare un report completo di quel lesin, quindi molto molto comodo e semplice, ve lo faccio vedere un esempio, eccolo qua, è un report, come vedete, questo è un report che mi hanno fornito sempre di prova, ma che anche voi potete scaricare, ve lo scarica in automatico relativamente ai vostri prodotti, cioè il vostro prodotto ci saranno tutti vo i vostri dati, come vedete questo qua per esempio è il report per le unità mancanti in entrata, quindi la merce verso i magazzini di Amazon, come vedete può essere segnalato, ok? Cioè lui scarica un report esattamente per farci capire cosa accade, ci fa un riepilogo e questo report qui cosa ci dobbiamo fare? Lo dobbiamo girare ad Amazon, ok? Quindi una volta che noi lo giriamo ad Amazon, ok? Come vedete è molto semplice ed è molto chiaro e facciamo capire ad Amazon che sappiamo quello che stiamo facendo. Allora, quello che succede successivamente è andare a girarglielo, aprire un caso e come si fa? Igolai ci semplifica la vita. Mettiamo, basta cliccare su apri un caso Amazon e ci rimanderà direttamente al Seller Central per aprire un caso. Ok, adesso ovviamente non credo che mi aprirà. Ecco, mi ha aperto il mio account, vedete, per aprire un caso da qua dentro. Possiamo ovviamente andare a scrivere la cosa, cioè che sono state praticamente perse le unità, anche se io consiglio di allegare questa cosa qui direttamente, non nel caso generico, ma direttamente quando noi andiamo nella spedizione che vi farà mettere riconciliazione, dalla riconciliazione allegarlo qua dentro, ok? Il report, non dal caso generico. Consiglio di fare questo, è ancora più che funziona meglio, ok? E fatto quello, torniamo al report, noi glielo alleghiamo e poi quello ci permette di fare Igolai.
Ok, è quello di andare a monitorare il caso, quindi mettendo qui il numero del caso di Amazon, che troviamo ovviamente nella sezione aiuto con tutti i casi, ci permette di monitorare quello che accade, quindi se le merci vengono ritrovate e tutto, vedremo che poi verrà, si aggiornerà in automatico la riconciliazione, quindi questa sezione qui diventerà conforme, ok? Altrimenti ovviamente andremo a vedere, cioè andremo a verificare esattamente, ci dirà che cosa è successo. O ci dirà se ancora l'azione richiesta, ovviamente, quindi dobbiamo andare ad agire, ok? Quindi di nuovo magari andare a capire cosa sta succedendo, perché Amazon ci sta rimbalzando e così via. Delle volte semplicemente ci vuole un po' di pazienza, ma con questi report specifici Amazon risulta più chiaro e più intenzionato ad aiutare il seller, perché sa esattamente cosa sta facendo, quindi gli arriva direttamente, come ho fatto vedere, un report dove praticamente sa che cosa sta succedendo. Ok? Questo è molto molto utile, quindi riesce subito a capire qual è il problema, qual è il prodotto, che cosa è successo e dove sono finite. Ok, quindi qua ci dice ad esempio unità perse gli arriva 7 di questo prodotto. Ok, bisogna agire. Ci fa vedere anche la spedizione, la dispedizione, insomma è tutto molto chiaro. E questo mentre è una funzionalità comodissima, direi molto molto principale, anche perché prodotti in un clic riesce a monitorare tutta la situazione. Questa cosa la fa solamente, non solamente per le merci in entrata, ma scarica anche un report simile per la merce invece che è stata persa all'interno dei magazzini di Amazon, ok? Quindi anche qui basta andare in azione richiesta, magari ci sono dei prodotti magari invendibili perché sono danneggiati, quello che è, e fatto sta, adesso qui non ce ne sono, ma fatto sta che possiamo anche qui scaricare un report come prima e andarlo ad allegare aprendo un caso, però quella volta ovviamente non, quest'altra volta non nella sezione riconciliazione, ma direttamente nella sezione più generica, ok? Relativa all'inventario di sezione aiuto. E queste sono le funzionalità principali, quindi riconciliazione adesso e distribuzione di inventario, ne verranno sviluppate altre, ok, che vi faccio vedere, come ad esempio verrà sviluppato, ora questo è il loro sito, ovviamente vi metterò in descrizione. Qua ovviamente c'hanno anche un blog all'interno dove spiega come leggere il report e vi linkerò anche questo, quindi così siete a posto. E qua i vari sviluppi dove integreranno Shopify, ad esempio FBA, registro dei corrispettivi, gestione degli ordini, sono i prossimi sviluppi come vedete. Anche qua è possibile stare aggiornati. Vi metterò anche questo link in descrizione. E potete ottenere tutto questo, quanto costa, veramente la cifra è molto bassa in confronto a quanti soldi vi fa recuperare anche tempo, soprattutto per lavorare sul business. Vedete che avete, grazie al mio codice sconto, ok? Avete che poi il codice sconto semplicemente è un link di sconto, avete il 15% di sconto sia sul piano annuale che su quello mensile, ok? Quindi in quello annuale pagherete 203 invece di 239, quello mensile 25,40 invece di 29,90, ma avrete anche il piano gratuito, quindi per testare tutto questo. Quindi prima vi scaricate il piano gratuito e poi eventualmente una volta fatti i vari test vi provate un po' l'applicazione, se vi piace passate magari ad un piano a pagamento, è quello che vi consiglio, sicuramente è la cosa più intelligente da fare, ok? Bene, detto questo, io penso di aver detto tutto, ok? Queste sono le cose più importanti di questo software. Ripeto, lo consiglio vivamente perché vi fa risparmiare tantissimo tempo, tantissimo denaro e allo stesso tempo vi fa lavorare sul business e quindi vi consente di prendervi cura di voi stessi, ok? Una volta fatto questo riuscirete a stare nell'amore, più state nell'amore, più arriveranno risultati. Detto questo, se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale, lascia un like se questo video ti è piaciuto e anche per supportare tutta la community. Io ti ringrazio come sempre di cuore del tuo tempo, che è la valuta più importante, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie ancora di cuore.